Amici di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Questa sera parleremo delle uscite in edicola di dicembre 2021 dei fumetti di Diabolik. Infatti il giorno 1 è uscito l'inedito numero 898, Come per magia. In copertina vediamo Diabolik incatenato a testa in giù, mentre nella quarta di copertina abbiamo MJ. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ogni gioco di prestigio nasconde un trucco e nessun mago è disposto a svelare i suoi segreti. Diabolik lo sa meglio di chiunque, essendo a suo modo un illusionista. Ma vuole lo stesso scoprire dove è finito il magico anello di Harry Wise. È una storia molto avvincente con dei bellissimi disegni del maestro Giuseppe Di Bernardo. Veramente molto belli. Mentre il soggetto è di Mario Gomboli e Andrea Pasini, la sceneggiatura di Finocchiaro e Pasini e la copertina è del maestro Matteo Buffagni. Questo è disponibile in edicola già dal 1 dicembre. Allegato all'inedito a questa storia troverete anche un fascicolo con le immagini del film di Diabolik. Infatti in copertina vediamo proprio la locandina, mentre nel retro di questo fascicolo c'è la bellissima Eva Kant interpretata da Miriam Leone. All'interno ci sono parecchie curiosità, delle domande che hanno fatto ai Manetti Bros, i quali hanno risposto a queste domande. Quindi l'inedito è sicuramente da non perdere. Mentre il 10 dicembre troveremo Un'isola maledetta. Questo è il numero 726 della collana inedita. Lo potrete trovare in ristampa con appunto il numero 726. Questo è uscito per la prima volta il 1 agosto del 2007, quindi dopo 14 anni lo potete trovare in edicola con al prezzo di 2,80 €. Questa è l'Antin, il retrocopertina, che si vede anche nell'immagine principale della copertina. Quando è uscito per la prima volta questo fumetto, c'era questa bellissima cartolina in tridimensionale. Eccola qua. Mentre il 20 dicembre troveremo L'ora della vendetta. Questo è uscito per la prima volta, vediamo un po', il 14 febbraio del 1977, quindi dopo 44 anni lo ritroviamo nella ristampa Swiss. L'ora della vendetta è uscita anche in ristampa R esattamente il 6 gennaio del 92. Con la costolina bianca, quindi la terza ristampa sarà con la costolina nera. Poi volevo ricordare per i collezionisti della collana anastatica, martedì scorso abbiamo trovato l'uscita numero 48 con il fumetto La morte aspetta nel buio. Martedì prossimo ci sarà l'uscita numero 49 con il fumetto Tragica fuga. Bene, allora aspettando il film di Diabolik il 16 dicembre con Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Valerio Mastandrea nel ruolo di Ginko e infine Eva Kant interpretata da Miriam Leone. Bene, se questo video è stato di vostro gradimento mettete un like e per essere sempre aggiornati sul mio canale vi potete iscrivere toccando la campanella. Nicola Corvino augura a tutti una buona serata e un buon weekend. Ciao!